Siamo qui con Alex Britti, premio simpatia, quindi ti senti simpatico? Innanzitutto una domanda banale. Ma non lo so, a casa sì, quando lavoro non lo so. In genere quando una ragazza è simpatica è sinonimo di no, non carina si dice, esatto. No? Un luogo comune, per l'uomo no, è vero? Ma per l'uomo no, si dice sì, è spiritoso, però questo penso che sia un altro tipo di simpatia, perlomeno lo spero. Senti, parliamo di musica, parliamo di... io ti ritengo uno degli ultimi artisti, se mi permetti, a 360 gradi, sta scomparendo secondo me, è un mio punto di vista, la figura del musicista che suona, canta, compone, fa un po' di tutto, che ne pensi? Adesso sembra che... Ma penso che adesso c'è un consumo molto veloce di... Usa e getta di musica. Sto vedendo, sì, c'è tanti talent, ci sono tanti artisti che escono, durano 2-3 anni e poi se ne rivanno a casa. Non lo so, ogni periodo è figlio della cultura di questo tempo. Pensi che si potrà ritornare a una figura, no, alla Jimi Hendrix, alla Britti, o al latino mancino, dove no, perché comunque chitarrista, compositore, cantante. Ma me lo auguro, Eric Clapton. O magari ci sarà un vento ancora nuovo. Speriamo, ancora, ok. Non lo so, vediamo. Senti, tra le persone più simpatiche qui, chiudiamo così con chi hai trovato? Guarda, io sono appena arrivato, ancora non ho incontrato né colleghi né altri colleghi di premiazione. Parliamo dell'ultimo tour, no. Tour 2014. Tour sto per partire adesso, inizio il 19 luglio da... Giugno. Da Firenze, da Fiesole, poi girerò tutta l'estate, non mi ricordo le date, mi ricordo il 23 luglio a Roma ovviamente. A Roma, 23 luglio. E il 27 agosto a Taormina. Ah, quindi appuntamenti importanti. Poi le altre non le so ancora, sinceramente anch'io... Me le vado a vedere. Ma sono fissate sul sito Alex Britti. Scopro anch'io lì, sì, perché alla fine fanno prima a mettere sul sito che a telefonarmi e dirmi quando ci sono. Ti ringraziamo. Prego, complimenti. Grazie. Ciao.